Elena Costa, ieri l'inaugurazione, oggi, domani e domenica naturalmente il clou della manifestazione. Cosa possiamo dire rispetto anche agli appuntamenti a partire da quelli di stasera in avanti? Allora, oggi ci saranno delle conferenze dedicate al cineturismo, alla presenza del dottor Nicola Tarantino per la Sigilia Film Commission, della dottoressa Sofia Cecchietti per Marche Film Commission, è un interessante intervento dell'Università di Palermo alla presenza del professore Rino Schembri e del professore Sergio Bonazinga, dove si parlerà di Frank Capra e di turismo cinematografico. Invece domani ci sarà un incontro tra Festival del Territorio con la presenza di Sino Caracappa per Sciacca Film Fest, Totò Spata per Paradiso Film Fest e alcuni rappresentanti di Notti Clandestine. Quindi andremo a valorizzare e parlare dei festival del territorio e come questi valorizzano il patrimonio culturale e il territorio stesso. E poi domenica? Invece, domenica sera sarà una giornata, diciamo, di chiusura più importante del festival, con la presenza di tanti attori, Domenico Centamore, Maurizio Bologna, la madrina Annandrea Vitrano, Vincenzo Pirrutta, quindi una grande schiera di ospiti che non vediamo l'ora di conoscere. Ecco, sull'inaugurazione di ieri, che clima si respira a Bisacquina in questi giorni? C'è stata una grande partecipazione, felicità per l'evento che per la prima volta si fa a Bisacquino, quindi un festival del cinema che è un piccolo gioiello, con felicità che si sente nell'aria per l'evento che si sta facendo, alla presenza anche di tanti studenti che fanno parte della giuria giovani. Si può dire in definitiva che dopo questo evento si confida come territorio, come comunità di raccogliere frutti da qui in avanti, no? Anche dal punto di vista dell'attenzione. Si spera di sì, che ci sia una risposta anche dai più adulti, dai paesi circostanti, già si sta sentendo, e che ci sia una risposta soprattutto da tanti giovani che in futuro vorranno collaborare con noi.